Adesso invece vogliamo parlare di sport, ma non solo di campionato di calcio, ecco, diciamolo subito. Peraltro oggi ore 15 il ministro Spadafora al Question Time alla Camera riferisce sulla ripresa o meno del campionato di calcio. In verità il problema è più ampio e riguarda milioni di italiani che vogliono far sport, non soltanto runner, diciamo anche questo. Vincenzo Manco è il presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, ben ritrovato a Cento Città. Buongiorno a voi e grazie per l'invito e buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno, avete scritto una lettera al ministro Spadafora per chiedere linee guida per la ripresa, immagino, di tutte le attività sportive e amatoriali. Cosa chiedete in particolare? Ma guardi, noi abbiamo semplicemente messo a conoscenza del ministro, diciamo con una lettera, oserei dire, garbata, alcune incongruenze che abbiamo colto tra, ecco, una lettura combinata, come abbiamo scritto, delle varie disposizioni. Cioè l'ufficio per lo sport ha già indicato delle linee guida che erano quelle, diciamo, anche previste dallo stesso DPCM, no? Dell'articolo 1,1 delle due lettere che riguardano il comparto sportivo, lettera G e lettera F. Se mettiamo insieme queste linee guida insieme ad altre disposizioni, la circolare del Ministero dell'Interno, come abbiamo indicato, la circolare del Ministero della Salute, delle incongruenze ci sono che comprendono la possibilità da parte degli enti di promozione sportiva, che non sono previsti nella ripresa prevista appunto dal DPCM, perché il DPCM parla soltanto di atleti professionisti e non professionisti che sono però riconosciuti tali dal CONI, dal CIP o dalle federazioni. Allora, per essere molto molto chiari, no, per chi ci ascolta, presidente, di fatto lo ricordiamo, adesso sono ripresi gli allenamenti individuali per gli atleti professionisti, singolarmente pensiamo ai calciatori all'interno dei loro centri sportivi, abbiamo visto Federica Pellegrini ad esempio, ma quali circoli effettivamente possono riaprire adesso e per chi? Cioè soltanto per i professionisti, soltanto per coloro di categoria? Io che voglio andare a fare la partitina a tennis non lo posso fare, quando lo potrò fare? Esatto, esatto. Se noi stiamo, diciamo, a ciò che dispone il DPCM del 26 aprile è esattamente questo: atleti professionisti e non professionisti di discipline individuali. La circolare del Ministero poi dell'Interno fa un'interpretazione dicendo che di fronte ad un orientamento condiviso, parla di sede interministeriale, previsto, consentito anche ad atleti non professionisti di discipline non individuali la possibilità di allenarsi individualmente. Le stesse linee guida poi dell'Ufficio per lo Sport parlano di protocolli che dovrebbero essere a carico per la sicurezza, chiaramente rispetto al contagio, sicurezza e la salute degli atleti, di protocolli che dovrebbero essere a carico anche degli enti di promozione sportiva, i quali chiaramente non hanno. Presidente, ma guardi, sinceramente lei è stato molto dettagliato, però ci perdiamo un po', ma allora per andare dritti proprio al focus, posso fare la corsetta, ma quando potrò riprendere il mio sport preferito, che sia la piscina, che sia il tennis, che sia anche uno sport di contatto, secondo lei? Questo noi abbiamo bisogno di avere delle disposizioni chiare, perché allora io la mia corsetta individualmente la posso fare, perché il DPCM ci dice che non c'è più il vincolo di fare la nostra corsetta o passeggiata intorno al nostro condominio, intorno alla nostra, al nostro appartamento. Quindi questo lo si può fare anche a pedalata in bicicletta, appunto sul piano individuale, ci possono essere gli allenamenti degli sport individuali legati però appunto al professionismo e al professionismo di atleti di interesse di categoria, questo sì. Lo si può fare. Per tutti gli altri bisogna capire, giustamente avete scritto. Ora aspettare delle disposizioni, perché sennò altrimenti questo diventa difficile praticare, soprattutto nella sicurezza degli atleti. Ecco, speriamo di averle preste per voi e per tutti noi.